dal 3 di aprile ritorna il servizio di esenzione ticket con tre sportelli all'interno del centro commerciale, il Parco di Belvedere. Ha funzionato allora l'esperimento? Assolutamente sì. L'anno scorso in quella sede, delle tante che avevamo messo a disposizione, credo che quasi 25.000 persone sulle 65.000 potenziali hanno usufruito di quel servizio, quindi è chiaro che è un'esperienza positiva che intendiamo replicare. Quest'anno il direttore del distretto, Nino Micale, Sebastiano Querci, hanno messo in piedi ancora una volta un piano straordinario per il rinnovo delle esenzioni. Intendiamo facilitare a tutti quanti il compito e devo ringraziare il Comune di Siracusa che ci ha messo a disposizione dei locali, per cui apriamo una sede a Cassibile, una sede a Belvedere. Oltre a questa postazione che riteniamo essere strategicamente, come dire, ben scelta in considerazione anche della numerosità delle persone che ne hanno usufruito, al parco commerciale. Peraltro devo ringraziare il parco commerciale perché in realtà ormai al di là di questa come dire, esperienza che per il secondo anno replichiamo, io ricordo anche le donazioni che hanno fatto alla pediatria dell'ospedale Umberto I di Siracusa quando venne la casetta di Masce Orso e tutto il ricavato fu dedicato all'acquisto di attrezzature per l'ospedale, quindi diciamo che ci sono delle collaborazioni che noi abbiamo gradito e siamo grati anche quest'anno perché in effetti diversificare un'offerta in funzione di garantire a tutti i cittadini accessibilità in tutte le sedi, abbiamo potenziato tutte le sedi che storicamente sono presenti sul territorio per questa attività e crearne delle nuove lì dove riteniamo che ci sia una maggiore facilità di accesso, quindi una semplificazione di tutto quello che attiene chiaramente a un adempimento burocratico che riteniamo essere importante ma è chiaro anche fastidioso per molti versi, semplificare le cose è il nostro obiettivo e anche quest'anno siamo grati per questa disponibilità in funzione proprio di facilitare il compito a quei cittadini che hanno bisogno ovviamente in tempi rapidi di avere il rinnovo delle esenzioni ticket, anche finalizzando questa alla tutela della salute, alla accessibilità poi ai servizi sanitari senza dover sborsare quote finanziarie che alcuni cittadini non sono in grado di sborsare. Può sembrare un po' curioso il rinnovo delle esenzioni del ticket al centro commerciale, però sentendo i numeri del direttore è un servizio che ha un senso. Assolutamente ha un senso, il parco commerciale del Belvedere continua comunque a supportare la territorialità. Come diceva il dottore, dopo la raccolta fondi del 2016 abbiamo fatto già l'esperimento l'anno scorso e abbiamo raggiunto oltre 25.000 contatti con delle persone che abbiamo incontrato. E diciamo che quest'anno puntiamo ad incrementare questo numero. I tempi dell'apertura degli sportelli saranno più o meno gli stessi dell'anno scorso, però pensiamo di riuscire ad incrementare i numeri che hanno fatto l'anno scorso. L'anno scorso era quasi più di un terzo, quasi metà dei ticket che hanno rilasciato, sono stati rilasciati al Parco Belvedere e speriamo quest'anno di incrementare, di arrivare a 30-35 mila ticket. Pensando soprattutto agli anziani, ci sono collegamenti con gli autobus e le linee urbane? Assolutamente sì. Faranno proprio sosta? Sì, c'è una linea che arriva proprio dentro il Parco Belvedere.